Maestro, un concorso che si qualifica sempre più a livello internazionale. Beh sì, direi di sì, vista anche quello che è successo i primi due anni, la partecipazione e la giuria, lo spessore della giuria. Anche quest'anno abbiamo il primo clarinetto alla Scala, il primo clarinetto della RAI, l'Orchestra Nazionale, e poi quest'anno viene Patrick Messina, che è il primo clarinetto dell'Opera di Parigi, dell'Orchestra Nazionale di Parigi. Quindi una giuria di altissimo livello, di grande spessore. Quindi noi siamo molto soddisfatti di questo e speriamo che anche quest'anno possa avere lo stesso risultato. Anzi, ce lo auspichiamo e ne siamo convinti, perché già so che tanti ragazzi si iscriveranno a questo concorso. Ecco, diciamo bene quali sono i giorni appunto della manifestazione, che cosa accadrà, e invitiamo il pubblico ovviamente a intervenire. Certo, allora 15 e 16 ci saranno le prove di questi ragazzi, verranno accompagnati da Takahiro, che è il pianista della Scala, e possono partecipare alle selezioni, alle audizioni di questi ragazzi, chi vuole, ecco. L'ingresso è gratuito. Il 17 ci sarà il concerto finale dei tre che andranno in finale, che vinceranno poi questo concorso. Insomma. Il primo 2.500 euro, il secondo 1.500 e il terzo 500. Invito tutti i fanesi, perché questa è una cosa di grande, grandissimo spessore, che arricchisce la nostra città, bellissima città di Fano. Per le iscrizioni che cosa avete predisposto? Allora, tutti quelli che vorranno iscriversi a questo concorso, c'è un bando che si può trovare su internet, si può trovare anche telefonando alla fondazione, si può trovare nei canali social, si può trovare. Le iscrizioni scadono il 31 di agosto, questo è molto importante, quindi chi vuole partecipare entro il 31 di agosto deve mandare la sua domanda, che può trovare appunto su tutti i canali, su internet è la cosa più semplice, fra l'altro. È un'altra iniziativa qui nella nostra Pinacoteca di San Domenico, è un'altra opportunità per i giovani, e arriviamo quest'anno alla terza edizione del concorso internazionale di clarinetto, vista l'esperienza dei due anni precedenti. È una manifestazione, un concorso che secondo tanti ha una qualità molto importante, e questa qualità è suffragata dalla presenza di importanti giurati che nella loro professione sono certamente personaggi di grande rilievo. È un concorso che consente a dei giovani di avere un palcoscenico nella nostra città, ha un respiro internazionale, e quindi anche questa è un'iniziativa che propone la nostra città a livello internazionale.